rispetto a un altro, deve dirsi l'uomo, cioè io uomo, nei confronti di un altro uomo, fino a che punto posso comportarmi? Qual è il livello in cui io mi posso mostrare? Posso essere altruista, e cioè posso amarlo, e fino a che punto posso amarlo? Posso fare in modo che egli entri nella mia casa e sieda alla mia tavola, ma quando siede alla mia tavola, sino a che punto io lo considero una parte di me e dunque lo faccio sedere come comprimerio alla mia tavola, o sino a quel punto, sedendo alla mia tavola, io lo considero solo un fratello, un amico che provvisoriamente siede alla mia tavola, oppure se io lo considero soltanto un estraneo che siede alla mia tavola perché cerco di attuare un principio di fraternità che in realtà non sento. Questa è una verifica estremamente pratica, immediata. E naturalmente l'uomo non farà sedere alla sua tavola una persona qualsiasi, cercherà qualcuno che reputa amico e dunque comincerà a chiamarlo fratello, ma verifica fino a che punto è veramente un fratello, se egli non si ingannava e chiamava fratello qualcuno solo per demagogia o solo per una retorica di rapporto che in realtà poi alla prova dei fatti si vanifica completamente. E questi sono i controlli immediati, non tanto per misurare la validità di un principio di fraternità, quanto per capire se stesso fino a quel punto io mi sono definito un essere spirituale, pensavo di esserlo, e allora se veramente io riesco pian piano a capire l'altro da me, ed allora comincio a capire che dentro di me, ecco, c'è un segnale. Qual è la risposta del segnale? Che io sono felice, ma veramente felice? Mi viene da ridere dalla felicità? Sono veramente contento di aver capito che accetto l'altro e lo accetto con tutto il mio cuore, con tutti i miei sentimenti, con tutta la mia partecipazione. E allora ecco questa immagine, che non è più immaginazione perché è stata fondata e provata e quindi su una realtà certa, verificata, è qualcosa che trascende i miei limiti psichici. E allora ho messo in moto un meccanismo che mi viene da dentro, e questo meccanismo è un segnale di questo che io chiamo spirito, senza saper bene che cosa sia. E allora se io questa prova la ripeto, se io mi creo le varianti di questa prova, se io insomma cerco di essere con gli altri nel modo come ho cercato di verificarlo, e questo era del disco una prova come una qualsiasi altra, ognuno si inventa la prova più congeniale, un modo per incrociare la materia nella sua brutalità, e allora vuol dire che io sto stabilendo un contatto. E allora poi io non uso questo contatto in maniera da separarlo, l'uso perché comincerò a considerare tutta la vita una realizzazione, una compartecipazione dello spirito anche su un livello mediocre. E allora l'uomo che comincia a ragionare così, a identificare il suo sé spirituale, finisce un po' alla volta col vivere sempre così. Questo non significa che l'uomo debba chiudersi, in un uovo vero, e non essere toccato da nient'altro. Significa continuare a fare la propria vita e anzi insistere nelle pratiche di vita, nelle prove della vita, nelle verifiche della vita, e capire ogni volta dalle sue azioni, dal suo comportamento, che cosa gli viene dentro. E state certi che verificando che cosa gli viene dentro o che cosa si modifica dentro,
se egli è felice del modo con cui si sta rappresentando nel mondo, vuol dire che ha seminato anche fuori di sé la stessa felicità, perché è un meccanismo che si innesca negli altri. Anche gli altri che compartecipano a questo tipo di comportamento avvertono le stesse cose, e se non subito dopo, e se non l'avvertono e però cominciano a percepire quel discorso che abbiamo fatto all'inizio, l'altro si chiederà: costui si sta comportando in un modo che mi rende felice, sento la solidarietà, sento l'amicizia, sento l'amore, e se ne andrà dalla vostra tavola con delle sensazioni confuse ma positive, vi assicuro, e a sua volta diventerà elemento di innesco di altre cose. E cioè ritorniamo a quella che è una posizione essenziale di tutta la dottrina: la conoscenza è un'esperienza e non è una teoria.